Fiumetto Nerds, ciao! Ciao, ciao, ciao! E riaccoci nella seconda puntata del mega girone infernale per decidere qual è la creatura del cinema migliore di sempre. In questo episodio parleremo di... creature aliene. Quindi, alieni, ragazzi, fondamentalmente. Sì, sì. Cose che arrivano da pianeti che non sono il pianeta Terra, che interagiscono con gli esseri umani. Mm-hmm. Come sempre li abbiamo scelti in base all'atmosfera che portano, al pathos che creano e soprattutto allo sforzo bellico che c'è dietro la costruzione di queste creature. Nel prossimo episodio invece andremo a trovare... esperimenti genetici. Ma rubi sempre la parola, signore. Ti cazzi. Poi lui mi si infigna mi tira fuori il cimitello. Un attimo di più. Vabbè. Direi sigla. Noi sempre nerd allegri, pieni di birra. Serie TV, anime e videogames. E il Match Patrol ci porta dritti sopra il divano, che qualche video si farà. Poi sul cinema. Numero 10. Decima posizione, 6 punti, abbiamo il primo personaggio Marvel ad aver avuto un lungometraggio. Non è Iron Man, ma è Howard il Papero. Sì, signori, perché personaggio Marvel dei fumetti è stato il primo ad avere un lungometraggio, quindi non a parte telefilm e cose varie, è stato il primissimo. Il fumetto era un po' diverso, il Papero che ci hanno portato sullo schermo era un pochino più alto, quasi il doppio, e aveva i pantaloni che sul fumetto hanno dovuto aggiungere perché la Disney non lo prendeva tanto bene. E come mai? E è un pochino meno... ma scusa, è come Paperino. Paperino va in giro con la blusa da marinaretto, biotto di sotto. Esatto. Però quando fa il bagno mette l'asciugamano. Sì. Lì invece la contestazione era che secondo la Disney era un po' troppo plagio di Paperino, Howard il Papero. E quindi gli hanno detto, vabbè, gli mettiamo i pantaloni. E poi nei Tre Porcellini c'è una cosa troppo cringe. Però vabbè, pazienza, un'altra volta. No, io ce l'ho, la foto, il quadro con le salsicce. Io rilancio con la cena del giorno del ringraziamento con Nonna Papera che porta in tavola un tacchino. Beh, quello è spettacolo, è Inception, Duckception quello. Comunque, Papero che vive in un mondo di paperi si trova, per vari motivi, risucchiato nella dimensione terrestre dove sono tutti umani e quindi si trova a dover interagire in primis con Beverly, che è... una, diciamo, musicista, che invece nel fumetto era un ex porno star, e da lì vanno a salvare la Terra, e quindi anzi il mondo, perché poi la cosa era un po' più grossa di così. Sì, perché ovviamente l'esperimento scientifico che ha portato Howard sul nostro pianeta ha aperto un portale con cui stavano arrivando anche gli occulti super sovrani. Esatto. Ovviamente quello che citiamo noi è la versione cinematografica, perché è quella a cui siamo più legati, quella che conosciamo meglio. E poi perché è... degli... i famosi anni 80. Numero 9! Nono posto, 7 punti per i Navi... di Avatar, che nel 2077 ritroveremo al cinema. Beh, ma... cioè, non essere così veloce. Potrebbe voler Cameron uscire. Ha bisogno dei suoi tempi, anche perché deve ancora scoprire il cameronio, quindi sta lavorando ad altro. E anche l'immortalità. Però. Allora, ti ha accolto la citazione un bacino. Tralasciando la delusione cosmica che arriverà dai prossimi due film che io sento scorrere potente in me, sono qui in rappresentanza, in realtà, di tutto il pianeta di Pandora. Semplicemente perché lo sforzo tecnico di ricreare... un intero ecosistema in Avatar è riuscito alla perfezione. Uno può non apprezzare o apprezzare la storia, ritenendola bambinesca, tutto quello che volete, ma lì dentro c'è il non plus ultra dell'immaginazione della fantascienza di James Cameron. E in AV la cosa sorprendente è che sono scientificamente credibili per l'universo in cui sono infilati. Ci sono sicuramente creature più affascinanti, ma loro, piazzati in quel contesto, sono credibili. Cioè, questi giganti anoressici blu sembrano assolutamente logici e apprezzabili. E lo sforzo che c'è dietro questa miscela di
realtà finzione di ricerca scientifica in un di un probabile universo è stupenda. Non solo, ricorda tantissimo le ipotesi di ingegneri e dottoroni, colleghi in realtà di James Cameron, quando si parla di terraformazione. Beh, ma tu conta che Cameron e il suo entourage per creare questo film ha creato biologia, animali, linguaggio, varie specie. Cioè, non si sono limitati a costruire degli alieni. Sai chi è stato l'ultimo che ha fatto, prima di Cameron, che ha fatto una roba del genere? Tolkien. Bravo. Tolkien. E anche un pene che si infila dentro indistintamente nelle altre navi oppure negli animali. Ma sì, perché comunque il tentacle raping è sempre una cosa bella. Numero 8! All'ottavo posto, pari merito coi Navi, ma per affezione e amore un pelino più alto. Perché è più vicino temporalmente a un periodo storico decisamente importante per tutto il genere umano. Esatto. Troviamo Audrey 2, la prima piccola e poi enorme pianta carnivora del film La piccola bottega degli orrori. Che voi dovete sapere che il film degli anni 80 della piccola bottega degli orrori è stato preso da un musical degli anni 70 che a sua volta ha preso spunto dal film originale degli anni 60. Che non poteva competere però con quello degli anni 80. No, che entra in quel fantastico mondo dei film della fantascienza di serie Z, di cui fanno parte tanti altri film a cavallo tra gli anni 50 e 60, che poi sono diventati dei cinema culto e da cui si sono presi anche hanno preso ispirazione anche grandi come Cameron, Ridley Scott, Del Toro, Spielberg e chi più ne ha più ne metta. Chi è Audrey 2 per chi non lo conosce? La storia è molto semplice. Seymour lavora in un negozio di fiori con la sua aiutante Audrey. Il negozio sta andando male e il proprietario decide di chiuderlo. Audrey allora decide di convincere Seymour a esporre la piccola piantina che ha comprato in un erborista cinese una notte di un'eclissi. È quello che vende i Grammy. può essere. Questa piccola piantina, dall'aspetto di una pianta carnivora, attrae un sacco di gente. Però ad un certo punto sta male. Seymour, essendo pianta carnivora, decide di dargli una gocciolina del suo sangue. Si riprende, cresce sempre di più, finché il delirio porta a portargli pezzi di persone, gente da mangiare e tutto il resto. Dovete sapere una piccola chicca su questo film. Il finale, cioè sono passati 35 anni, possiamo dirlo, vai, no? Spoiler. Allora, il finale, che è stato trasmesso al cinema e in VHS, chi più ne ha più ne metta, fa vedere che dopo aver sconfitto Audrey 2, Seymour e la Audrey originale vanno a vivere in un'improbabile casetta bianca con la classica staccionata e tutto il resto, dopo essersi sposati con un fantasmagorico lieto fine, dove però con il loro ingresso in casa la camera si sposta su una aiuola di fiori e c'è una piccolina Audrina che sorride e fa un sorrisino. Il finale originale che sarebbe dovuto essere trasmesso, che è più uguale al film degli anni 60, Audrey 2 mastica a morte la Audrey umana, Seymour la abbraccia cantando una canzone tristissima e poi gliela mette in bocca dicendogli buon appetito. Croma gore! Questo doveva essere il finale creepissimo di questo fantastico film, questa piantina spumeggiante. Numero 7! Al settimo posto, con 8 punti, troviamo Yodel, il canto preferito dagli altri. No. E non è neanche yogurt. Yoda, ok? Notiamoli a girarci attorno. Perché qui dentro? Perché è piccolo, verde e carino e la sua versione cucciolo è ancora super più carina. È 3 mesi che ne parla al web e non smette di farlo. Cioè, fai tu. Yoda è bello perché riesce a incorporare gli archetipi del vecchio saggio in quelli di una creatura super pucciosa. Unisce la bellezza del neonato alla dolcezza della terza età inoltrata e lo riesce a fare a prescindere dallo stampo, dalla fascia temporale in cui è andata a prendere. Se nei primi film la marionetta pupazzosa rivista oggi può fare davvero tenerezza per la semplicità dell'effetto, rimane comunque gradevole e piacevole.
Se la trilogia di mezzo, per quanto fosse zeppa di computer grafica, invecchiata davvero male, gli ha reso più giustizia dandogli più movimento e facendocelo vedere combattere per la prima volta, perché prima materialmente non lo potevano fare. E il ritorno, per quanto fugace, nella nuova trilogia, fatto in vecchio stampo, è stato assolutamente un piacevole ritorno. E più ovviamente con tutta la mitologia che c'ha Guerre Stellari attorno, sia nella storia che nella realtà, è inevitabile non pensarlo accostato in un sacco di parodie, prese in giro, tributi, trasposizioni videoludiche assolutamente all'altezza, sì. E poi con l'ultima incarnazione della sua specie misteriosa, il Baby Yoda, che ha ridato una pompata sotto incredibile. Beh, il più grosso tra virgolette tributo è quello dell'autore dei Cavalieri dello Zodiaco, facendo il maestro dei Cinque Picchi, certo, che è un antico e saggio maestro di migliaia di anni di età che addestra un giovane cavaliere. Sì. L'unica differenza rispetto a Yoda è che Yoda si sta putrefacendo e questo è il braccianotico. Beh, semplicemente in momenti diversi. E poi il gran visir di Jedi. Sì, vero. Numero 6! Sesto posto, 8 punti, e troviamo l'azzurrone. Ancora più azzurrone dei navigli. Certo, cioè non può mancare qua dentro Superman. Oh, ma se ha preso 8 punti qualcuno l'avrà ben votato. Sì, tu l'avrai messo tipo il secondo o terzo posto. No, l'hai messo dentro anche tu. No, ho messo dentro il certo, Superman. Certo, Ciccio. Preso da una fase io di delirio onirico. Non c'è altra spiegazione. Non si sa mettere le mutande? No, adesso sì. Adesso dipende che versione prendi. Vedete la bellezza comunque di questi voti miscelati che crea comunque una compilation oggettiva? Superman non può mancare qua dentro. Il primo alieno diventato famoso e indispensabile per gli esseri umani. Negli anni 30-40, nel dopoguerra, quando l'America aveva bisogno di una spinta emotiva positiva, esatto, hanno deciso di creare questo signore venuto da un altro pianeta che vestisse d'azzurro con un mantello rosso e una S sul petto che vuol dire Skywalker, Speranza, scusate, a aiutare... Come vuol dire Speranza? La S di Superman vuol dire Speranza. È in italiano? No. Swap vuol dire... in inglese cos'è? Speranza. Speranzman. Vabbè, io dico in italiano perché l'hanno detto in italiano, no? Ci sarà un sinonimo americano di speranza che comincia con la S e non con l'H. Ma non era di Krypton, in kryptoniano. Vabbè, ma comunque. Vabbè, gli se ne frega. Comunque, questa creatura aliena che salva l'essere umano dalla sua stessa ignoranza ha aiutato a dare una spinta positiva all'anima americana in quegli anni. Poi, ovviamente... Anche a mettere dritta la Torre di Pisa. Esatto. Poi, ovviamente, essendo così popolare, negli anni 50 si è diffuso anche nel vecchio continente e da tutte le sue parti, dove è diventato Goku popolarissimo. Due piccole chicche. La prima volta che compare in un fumetto italiano, compare in una striscia... Nembo Kid. Esatto, compare in una striscia di un altro fumetto e aveva il nome di Nembo Kid. Giusto. Perché? Perché viaggiava oltre le nuvole. Ovvio. Le maggiori nuvole si chiamano Cumulo Nembi e quindi ha preso il nome di Nembo Kid. Cioè, nella stesura originale era Cumulo Kid. Cumulo Kid. Però sembrava un tossico. Esatto. Seconda chicca, il primo numero di Superman originale americano con un grado di perfezione di almeno 8,5 vale qualche milione di dollari. Numero 5! Al quinto posto con 9 punti troviamo E.T. Prima di andare avanti bisogna fare una piccola precisazione. In una top 10 fatta da creature extraterrestri, non possiamo che trovarne alcune totalmente terrestri che ricorrono costantemente. Probabilmente le più importanti sono Steven Spielberg, Carlo Rambaldi e James Cameron. Steven Spielberg qui lo troviamo come regista e produttore esecutivo, assieme a Carlo Rambaldi, probabilmente il più grande artigiano dell'effettistica hollywoodiana di sempre, grande orgoglio italiano. E danno origine al piccolo alieno E.T. Brutto come la fame. Volutamente brutto come la fame. Assolutamente. Con degli occhi giganteschi, perché doveva comunque ispirare tenerezza. Non doveva essere bello, ma non doveva spaventare.
e ci riesce alla perfezione. Il film è una favola che abbiamo già avuto modo di sviscerare, anche soprattutto sul punto che tutto sommato lo Stato non è che ci avesse tutti sti torti a voler isolare una creatura arrivata da un altro pianeta. Quello che rimane è la tenerezza e la magia dell'incontro con... Rompono il cazzo col coronavirus, figurati. Se non devi isolare una creatura che arriva da un altro pianeta con tutti i microbi che porta. Ma qua almeno non poteva correre. Ma soprattutto non aveva un sacco di ristoranti sotto casa. La bellezza di E.T. sta nell'abbraccio al diverso, nell'abbraccio all'estraneo. Se nella maggior parte dei casi l'alieno viene visto come una minaccia o comunque come qualcosa di esotico, qui passa in secondo piano perché c'è l'amore per un bambino che non distingue la possibilità di una minaccia da quella che è la realtà dei fatti, semplicemente verso una creatura che non gli sta facendo niente e che trova nella sua innocenza assolutamente innocente. Innocenza del bambino, innocenza della creatura. Tutti innocenti. Quindi ci troviamo di fronte a un ottimo esempio di una storia formativa con uno dei personaggi meglio riusciti della storia. Da un punto di vista tecnico, E.T. è una chicca. All'epoca i pupazzi che usavano per riprendere E.T. erano 4 o 5 modelli diversi. Alcuni avevano dentro dei nani, altri avevano dentro un ragazzo senza gambe di giovanissimo, di 13 o 14 anni. E gli altri invece erano solo gente sotto che manovrava le mani, esatto, di E.T. La cosa super stupefacente di E.T. era il volto della creatura, che all'epoca aveva 81 punti di movimento, tutti gestiti in animatronics con dei cavi che gli andavano dentro. E ne aveva solo 81, semplicemente perché fino all'epoca pensare a quegli 81 punti di movimento era assolutamente impossibile. Si erano fermati lì perché quello era il limite tecnico che la tecnologia dei 1982, favolosi anni 80, permetteva. È il non plus ultra del cinema per quell'anno. Numero 4. Al quarto posto con 10 punti troviamo invece gli insettoidi di Starship Troopers. Sono qui perché, allora, l'insettoide in questo caso rappresenta invece l'alieno più puro nell'immaginario dell'alieno extraterrestre, nel senso è un insettone gigante, alieno ovviamente, che sta sul suo pianeta, che non ha principalmente nulla con cui poter interagire, non si può parlare con l'insettoide, ci sono vari tentativi di comunicazione, il cervello di un insetto. Sostanzialmente è un insetto gigante, ragiona esattamente così. Di base quindi è un nemico perfetto. Nel film però c'è il problema che in realtà loro si stavano facendo i cazzacci loro sul loro pianeta e sono arrivati gli umani a rompergli i maroni. Ed è questa diatriba del discorso, una dualità, il fatto che sì, quello è un insetto che se ti vede ti mangia, ma perché è la sua natura, e tu che sei andato a rompergli le scatole. E quindi il buono e cattivo in Starship Troopers è molto complicato. Ma perché è una critica all'esercito, all'espansionismo, tutto quello che vogliamo. Ma l'insetto in quanto tale è iconografico, è proprio sciame. Fico. È fatto comunque bene per l'epoca, nonostante Starship Troopers venga considerato... Poi Verhoeven, a parte gli alieni, ha fatto tutta la critica sociale del fatto diventa cittadino, unisciti all'esercito. Tutto quella satira ipergonfiata, esatto, che c'era anche in Robocop. Esatto, il film nasce da quello. Però l'iconografia dell'insettoide è particolare perché effettivamente molti film di fantascienza molto vecchi giocavano su questo discorso qua, no? Insetto gigante che arriva e fa disastro, no? Manchi di giganti e quant'altro. Quindi è molto classico, pur essendo molto moderno, ed è buttato dentro in un contesto invece assolutamente sociale, figo. Quindi anche figo. E se vuoi è anche relativamente plausibile, sì, nel senso certo. Che è più probabile finire sul pianeta e trovarci delle primordiali forme di vita piuttosto che un'altra civiltà sviluppata. Ah beh, lì sì. Semplicemente le forme di vita sono molto più grosse. Eh già. Numero 3! Sul podio, gradino più basso, 12 punti, troviamo degli altri bestiacce. Sono i gamberoni di District 9. Altro film di fantascienza come scusa per parlare di apartheid e quant'altro. Ma sono... Dove arrivano infatti gli insetti... Sì, sono in Sudafrica, certo, beh, ma è tutto pensato per ricordare quello. Particolarità anche in questo caso, gli alieni, poveracci, arrivano qui,
gli si rompe l'astronave, gli tocca rimanere qui per X anni. Sì, e quindi secondo alla fine... me è stato il filtro antiparticolato che gli ha spaccato la testata che del motore. Può essere. Probabilmente non erano Euro 6, se astronave. Comunque, la cosa particolare, il gamberoni ovviamente come li chiamano gli umani che vogliono chiamarli in senso dispregiativo, no? Sapete benissimo qual è la controparte normalmente. E loro sono umanoidi rispetto agli insettoidi che abbiamo visto prima. Sono gamberoidi. Sono gamberoidi e sono pienamente intelligenti in questo caso. Sono fatti apposta, come dicevamo prima, per essere quell'alieno che fa paura fino a un certo punto perché è diverso da te, ma non così tanto diverso come potevano essere gli insettoidi. Sì, è quello che scollina e poi ti fa pena per quello che gli fanno. Esatto, quindi sei sempre lì, soprattutto perché non si capisce neanche le loro intenzioni esattamente quali siano. È un tipo di alieno che comunque poi nella fantascienza ci può stare. Qui è sdoganato proprio in un film costruito ad hoc, ma quello è un classico. I gamberoni e District 9 comunque... capolavoro di Neil Blomkamp che abbiamo già trovato nel trailer. Certo, sì, sì. Anche l'idea di girarlo quasi tutto in handicam come se fosse un documentario, certo. Da davvero la realtà ai personaggi. Sì, sì. Nonostante siano fatti completamente copiati. Certo, sembrano i classici documentari di Discovery Channel o Nat Geo dove perché è nato il film è nato così, nel senso segue le vicende di questo impiegato statale che deve andare a fare un elenco di gamberoni a cui è scaduto un visto per stare in giro lì dove sono, no? E quindi c'è dietro la TV che fa sto documentario. Numero 2! Allora, il secondo posto non ha preso punteggio pieno come il secondo posto dei mostri meccanici. Oh, c'è un bel salto in realtà! Esatto, perché... il signor Dottor Predator ha preso solo 22 punti. Colpa mia. Comunque, se in Distretto 9 c'era critica sociale sull'apartheid, se in Starship Troopers c'era critica sociale per quanto riguarda l'esercito, in E.T. l'amore verso il diverso, se in E.T. c'era l'amore, la pucciosità, questo rapporto tra... bambino e alieno, creature innocenti. E se in Kal-El c'era l'energia solare? Sì, in Predator c'è solo ed esclusivamente testosterone. Infatti questo film è stato fatto dai laboratori che avevano bisogno di ormoni della crescita e schiacciando play colava giù dai televisori. Perché qua non solo i protagonisti hanno il testosterone che esce a mille, tipo Schwarzi e Jesse De Bodiventura, ma anche l'alieno ha il testosterone. Vogliamo parlare della dimensione di Arnold, del coltello che ha Arnold in Predator. È una spada. È una sciabola sostanzialmente. Guarda che per le proporzioni, all'Armeria Reale di Torino c'è la sezione dedicata al periodo medievale, no? Tu vedi l'armatura più grossa e alta 1,30 m circa, perché un migliaio d'anni fa eri un gargantua se eri alto 1,30 m. Quindi il coltello di Sbarzi per la gente dell'epoca era una spada a due mani. Ma io onestamente non penso di poterlo maneggiare con una mano sola, quella cosa lì. Comunque, niente, solo ed esclusivamente puro testosterone e azione in stile americano e nient'altro. Questo alieno è arrivato sul pianeta Terra. Sarei pentito amaramentissimo. Come è successo? Allora, qua è l'esatto contrario di Starship Troopers. Ossia, gli alieni di quella razza usavano il pianeta Terra come riserva di caccia per far allenare e addestrare quelli che diventavano, diciamo, adulti nella loro razza. Questo povero alieno che è arrivato in quella maledetta giungla ha avuto la sfortuna di incontrare Arnold Schwarzenegger. Potrà andargli male o così o con Chuck Norris, ragazzi. No, cioè, ha incontrato Schwarzenegger e Jesse De Bodiventura e un'altra sequela di uomini incredibilmente muscolosi e palestrati, futuri pornatori o governatori degli Stati Uniti. Pieni di fuori. Esatto. Però, allora, qui c'è da sviscerare la trama, c'è ben poco da dire. Stavano facendo un film di guerra muscoloso, si sono accorti che gli alieni tiravano e ci hanno messo dentro un alieno. Ma la prima parte del film è invisibile perché non avevano ancora ben capito se metterlo dentro o meno. Sì, cioè... c'è quell'elemento leggermente horror nella parte iniziale. Sì, sì, perché c'è comunque sempre quella sensazione di essere braccato, stile
come c'era nel primo Terminator, sì, e tutto, sì, il resto. Poi i primi spariscono, non sai perché, loro non lo sanno, tu lo sai, ma fino a un certo punto, quindi... Però comunque qua di sociale o profondo c'è poco, no, da dire. Non c'è niente. Era il periodo in cui gli eroi d'azione americani andavano per la maggiore, c'erano solo film di quel tipo lì, e quindi quello era uno dei tanti che però col tempo è diventato un film culto del genere. Cioè, poco si scappa. E il Predator ha colpito talmente tanto nel segno all'epoca che sono passati 40 anni e ci sono ancora meme, parodie, camei, citazioni, omaggi e tutto il resto. È classico anche dire la visione tipo Predator quando, sì, si parla di visione infrarossa, ad esempio. No? Sì, l'esercito degli Stati Uniti, visto in un documentario su History Channel, ha creato una sorta di visori per il soldato moderno, diciamo, se dovessero fare una pubblicità televisiva, in cui c'è uno di loro che sta con uno zainetto e tutti gli altri con questi occhiali, che dà un'elaborazione delle immagini in cui io posso fissare una parete e guardare se c'è vita al di là di 100 metri, perché appunto è proprio simile alla visione del Predator che aveva nella giungla, che lui levava tutto dal suo spettro visivo tranne gli esseri viventi. Onestamente il film è invecchiato proprio male. Cioè, rivederlo oggi è di una lentezza disarmante. È molto peggio Predator 2, quello che si svolge a New York. Vero, sì, con Danny Glover, vero? Sì, 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 sì. Quello già non era al top quando è Non uscito era al top, però ne è uscito comunque bene, proprio perché il Predator è riuscito a scalzare Arnold nella questione di maintain del film, ok? Quando uno pensa a Predator, non pensa, sì, a Arnold. Esatto. E comunque diciamo che è un ottimo antagonista, no? Cosa che dicevamo di Terminator, cioè avere un antagonista, o in molti altri film, importante, tira su tantissimo il livello qualitativo del film. Come è stato Robert Patrick in Terminator 2. Assolutamente. Esatto. La versione originale del Predator prevedeva una mantide gigante ripiena di Jean-Claude Van Damme. Ah, è vero. È, sì, vero, sì, 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 sì. Per fortuna non è stato così. Ma se lui è al secondo posto tra gli alieni più amati da noi tre, e credo non solo... Un altro punteggio pieno. Qui siamo di nuovo qui in 30. Qui è un altro punteggio pieno. Lo sapete già. Numero 1! Al primo posto con 30 punti troviamo Paul l'alieno, doppiato da Elio, di Elio e le storie tese. Simpatico. In uno dei film più brutti della storia di Simon Pegg. E anche del cinema, probabilmente. Al primo posto troviamo lo xenomorfo di Alien. Era uno scherzone. Ci sono caduti tutti, tra l'altro. Sì, sì, i due hanno cambiato, insomma, da un altro video. Qui si ritorna a quello che dicevamo prima. Cosa succede se uno dei designer più tormentati e geniali della storia dell'umanità, come Rudy Giger, incontra uno degli artigiani migliori della storia del cinema... Come Carlo Rambaldi, che vincono un Oscar assieme per la creatura più terrificante dello spazio. Lo xenomorfo è quello che, quando parli di alieni, il primo che ti viene, sì, in mente è lui. In sé è anche relativamente semplice, perché il primo film era relativamente economico ed è piuttosto vecchiotto. Credo che il primo è il 78-79. Era fondamentalmente un ragazzone molto alto e molto magro dentro questa tuta. Il signor Akikaze. Con forse ancora più alto e più magro. Sì, 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 cazzo. Con sul suo bel tubone. La cosa stupenda che riesce benissimo nel film, al di là dei bozzetti di Giger e dei puppets che si muovevano nel film, è la capacità di nascondere i limiti tecnici utilizzando le ombre, utilizzando delle inquadrature intelligenti. Ce n'è una che a me dà i brividi ogni volta, e ragazzi, puntualmente mi frega. Ed è la somma, secondo me, perfetta del film. Non è neanche una scena particolarmente centrale. Ripley è nella navicella di salvataggio, pensa di essere al sicuro, e tutta l'inquadratura fissa Ripley, ferma, così, con i suoi tuboni dietro lì chiusa. E all'improvviso un tubone si muove ed è la testa dell'alien, dello xenomorfo, che è rimasto in inquadratura tutto il tempo, immobile, e ragazzi, non lo vedete, anche se adesso riguardate la scena, i tubi attorno sono stati costruiti apposta per essere uguali alla calotta dello xenomorfo. Pura magia del cinema, quella. Quello è horror fatto come si deve. Vabbè, ragazzi, cioè, stiamo parlando di Giger, Rambaldi e Ridley Scott, che non sono proprio i tre ultimi scemi che sono esistiti su questo pianeta. No.
piccola chicca, un omaggio nascosto che si sa solo se si guarda dietro le quinte. In Stranger Things, la prima stagione, il Demogorgone è stato fatto in pupazzone di lattice con dentro un signore alto e magro, detto dai produttori stessi e dagli sceneggiatori come omaggio all'alien di Giger e Rambaldi. È perfetto, è una creatura perfetta. Ve l'ho già detto, ve l'abbiamo già detto tante volte, specialmente per quello che mi riguarda, sono davvero appassionatissimo dell'opera di Giger, al di là dello xenomorfo a Gruyère in Svizzera c'è la sua casa museo e dentro ci sono le tutone usate per i film, i progetti originali. Ce n'è uno agghiacciante in cui lui aveva previsto che la testa dello xenomorfo fosse no, è giusto perché è morto trasparente, non soltanto lucida, e all'interno si vede un teschio infilato nella resina. Leggenda vuole che il teschio che abbia usato se lo sia fatto dare da un'università e che quindi sia effettivamente la calotta superiore di un teschio umano. Le due posizioni dominanti, i primi due finalisti che andiamo a incontrare erano in realtà piuttosto prevedibili, sì, secondo me, in una vega scontro del genere. Direi che abbiamo finito, grazie per essere rimasti con noi fino adesso. Questo lunghissimo video. E vi diamo appuntamento alla terza top 10 di questa mega categoria. Continuiamo con questo o ci infracciamo qualcosa di più? Ma adesso vediamo. Comunque, appuntamento con gli esperimenti genetici. Ciao. Ragazzi, se vi va, per favore, condividete il video, iscrivetevi al canale. Sì. Per noi è importante soprattutto se lo condividete. Grazie. Tanta via e prosperità. Ciao. Video games.